venute da me, direi, migliaia e migliaia di persone che si credono o fatturate o invasate dal maligno. In realtà la maggior parte di queste persone che credono di essere state oggetto o di un maleficio o di essere tuttora oggetto di attacchi da parte di Satana, in realtà sono semplicemente ammalate, ma il diavolo gira attorno a noi cercando di divorare. La presenza del diavolo è indubbia in questo mondo, non per il fatto che 90 case su 100 sono di pertinenza dei medici o dei psicologi, significa che il resto del 10% non denoti la presenza del maligno. Qui ne vengono a centinaia di giorno, gente, perlomeno 100 al giorno, per cui almeno in 10 casi io noto la presenza del maligno. E allora in questi 10 casi io devo intervenire. Non interverrò con l'esorcismo, se non rarissimamente, ma con altre preghiere, perché il maligno può tentarci, può vessarci, può perseguitarci, può anche infestarci, sia personalmente sia localmente, può anche penetrare un po' nelle nostre facoltà inferiori, mai nell'anima. Per cui in questi casi parliamo di disturbi minori, ma veri disturbi satanici. Quando c'è organizzazione del male in questo mondo, e ce ne sono tante di questa organizzazione del male, quando ci sono le messe nere, per esempio, quando c'è il culto satanico, e c'è pure il culto satanico, e allora è in questi individui che possono passare per galantuomini, che in apparenza non danno alcun sospetto di presenza diabolica, che bisogna vedere e scovare il maligno. Vengono da me anche medici che dovrebbero essere più al sicuro con i loro studi, eppure sono tanti medici che vengono perché non sanno spiegare con la loro scienza, con la loro arte, alcuni disturbi o propri o di alcuni pazienti. Vengono anche magistrati, vengono militari, vengono avvocati, professori, per cui anche queste categorie evolute, diciamo, che dovrebbero essere refrattarie ad una credenza popolare del maligno, vengono anche da me perché non sanno spiegarsi alcuni fenomeni che avvertono in loro. E allora ai non credenti io vorrei dire: Satana esiste, è presente in questo mondo. Ancora è vera la parola di Cristo che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Il maligno domina in questo mondo, però Cristo ha vinto il maligno e la Chiesa è strumento di salvezza contro qualunque oppressione, contro qualunque manovra del maligno. Nel nome di Gesù, io sigillo me stesso, la mia famiglia, questa casa e tutte le fonti di sostentamento col prezioso sangue di Gesù Cristo. Io consacro me stesso nel sangue preziosissimo di Gesù Cristo, sotto il manto di Maria Santissima e sotto la protezione di San Michele Arcangelo. Signore Gesù, il tuo sangue prezioso mi avvolga e mi circondi come scudo potente contro tutti gli assalti delle forze del male, in modo che io possa vivere pienamente in ogni istante nella libertà dei figli di Dio e possa sentire la tua pace, rimanendo saldamente unito a te. A lode e gloria
del tuo santo nome.